Prima parte dedicata alla pallavolo, pallavolo femminile, andiamo a parlare di quello che sarà il futuro del nostro volley. Siamo con le ragazze del Club Italia, o meglio, una ragazza del Club Italia che è venuta a trovarci, eccola qua, Ilaria Spirito, libero della formazione appunto tricolore. Ciao Ilaria. Ciao a tutti. E il tecnico, l'allenatore della squadra, la responsabile del settore giovanile, Marco Mencarelli. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Eccoci qua, pronti per parlare di pallavolo. Noi tutte le settimane diamo sempre un paio di mezz'orette, anche tre dedicate alla pallavolo, perché è iniziato il campionato sia il maschile che il femminile. Inizierà quest'oggi la Champions League al maschile, settimana prossima la Champions League al femminile, e torneremo a parlare anche ovviamente di quello che è stato il mondiale e quello che è l'eco che arriva da quello che è stato il mondiale. Un eco importante, Marco, inizio subito con te, anche perché sarai sicuramente soddisfatto e contento nel vedere tre tue ragazze, tre tue pupille del Club Italia degli anni passati, che ormai sono diventate delle vere e proprie star, anche al di fuori del campo. Sul campo hanno fatto un mondiale che è stato veramente al di sopra delle aspettative. Forti sono forti, però hanno giocato veramente alla grande, parliamo della Diouf, della Signorina e della Chirichella. Hanno giocato da esperte. Nonostante chi sia la più anziana, la Diouf, 21 anni? No, la Signorina, la Noemi, sì. Sì, hanno fatto un grandissimo mondiale, hanno spopolato, ma è stato un mondiale che ha trascinato una marea di gente al palasport. È stato un mondiale al centro dell'attenzione di tutti, credo, e questa è una cosa fantastica, credo che sia veramente un bel messaggio per il movimento sportivo italiano, insomma. E anche vedere appunto queste ragazze, non solo queste, perché ricordiamo, tu sei al Club Italia. Il Club Italia, per chi non lo sapesse, lo spiego velocemente, è una soluzione, diciamo così, federale, che esiste da 17 anni. Prima era a Ravenna, poi è stata spostata a Roma e da circa 4 anni a questa parte è a Milano, ed è il serbatoio delle ragazze delle nazionali juniores e pre-juniores, che iniziano così la loro avventura da teenager con la maglia della nazionale, per poi andare piano piano nei vari club in giro per il mondo e poi cercare di riconquistarsi la maglia che hanno conquistato nel ruolo di quando sono teenager, vale a dire la maglia della nazionale. Esatto. Una sintesi esaustiva della descrizione, no? Dove chiaramente il dettaglio è la stretta attinenza con i modelli di prestazione più di livello internazionale piuttosto che di livello nazionale, quindi una visione di quello che è il modello prestativo internazionale per guidare queste ragazze verso quella tipologia di prestazione lì. Ilaria, tu sei libero, quindi per chi non conoscesse la pallavolo ma conosce soltanto i nomi, sei come la De Gennaro, ricordiamo, il libero di questa nazionale, sei come Paola Cardullo, che attualmente gioca a Forlì, ricordiamo, dopo un lungo infortunio è riuscita a ritrovare prima la nazionale e poi un posto in A1. Perché hai scelto di diventare libero? Ma diciamo che i motivi sono due. Il primo è che ho avuto due infortuni gravi alle ginocchia, quindi prima giocavo posto 4 e... Quindi era una schiacciatrice. Sì, e quindi il mio salto ne ha un po' risentito, quindi per giocare ad alti livelli bisogna essere in grande forma, quindi ho recuperato a pieno, però per giocare libero le mie ginocchia soffrono meno. E poi indubbiamente per l'altezza, perché... Tu sei 1,75, sì. Quindi 1,75 dichiarato, dobbiamo levare un paio di centimetri? No, 1,75, 1,74. Perché sai, ci sono dicerie legate a quelli che sono i dati legati all'altezza, sempre qualcuno No. E quindi giocare posto 4 potevo fino a un certo livello. Per giocare ad alti livelli ho dovuto cambiare ruolo, e siccome ero abbastanza portata per il ruolo di libero, ho deciso di fare questo salto, questo cambiamento. Parliamo un po' di te. Tu quanti anni hai, Ilaria? 20. Hai 20 anni, da dove arrivi? Da Savona, dal Bissola. Quindi sei una ligure, come la Righetti. Non sì. Ce ne sono tantissime di giocatrici ligure in quello che è l'ultimissimo periodo del mondo della pallavolo. Non tantissime, perché il movimento della pallavolo in Liguria non è proprio di altissimo livello. Abbiamo squadre in B2, però niente più di lì. E dopodiché, quando è che sei entrata nel Club Italia? Quest'anno è il primo anno al Club Italia. Sono fuori casa dal 2010. Dove eri prima? A Busto. A Busto. A Yamamai. Fai parte del vivaio della Yamamai. Sì. Avrai visto la Leonardi, ti sarai... Sì. Ho avuto il piacere di allenarmi con lei prima di giocare
fissa in prima squadra, e l'anno scorso, appunto, facendo parte della rosa di Serie A, allenarmi tutti i giorni insieme a Giulia. Tu intanto studi la mattina, se non vado errato? Sì, io faccio università. Ok. Anche perché sei tra le più vecchiottine. Sì, sono la più vecchia in realtà. Okay. Sì, io e l'altra mia coetanea facciamo il pareggiatore, Vittoria, facciamo l'università, e due mattine a settimana io vado in università, le altre due mi alleno insieme a Marco, insieme agli altri allenatori, allenamento individuale, tecnico, e poi al pomeriggio ovviamente con tutte le altre che vanno a scuola. Ecco, ma quando è arrivata la chiamata del Club Italia, cosa hai provato? Perché insomma è una bella soddisfazione, immagino, perché sì. è la squadra, come stavamo dicendo prima, proprio della federazione, quindi sai che c'è la possibilità. Sì, è stato un piacere. Io ho già fatto un'esperienza con Marco all'Europeo del 2012 in Juniores, e già lì ero stra emozionata e stra contenta di far parte della nazionale. E quest'anno, quando mi hanno detto che c'era questo progetto, io ero convinta che comunque l'età massima fosse superata, perché ho 20 anni, quindi ho detto sono troppo vecchia. È strano dire essere vecchia a 20 anni, veramente sembra un controsenso qua. Sì, è strano, però quando giochi con ragazzine di 15-16 anni ti senti un po' inevitabilmente vecchia. Poi dovrai portarle in giro in macchina, anche visto sì. Che hai la patente, questo capita spesso anche. Capita, sì, che mi chiedano di dare un passaggio quando serve. Tu dove vuoi arrivare? Qual è il tuo sogno? Quando pensi alla tua carriera prossima o futura, magari una soddisfazione a livello personale o a livello di squadra? Io vorrei vincere uno scudetto. Non ho mai avuto il piacere di vincerlo giovanile, ho fatto abbastanza finali nazionali giovanili, però non l'ho mai vinto, e sarebbe una soddisfazione. E poi ovviamente vestire la maglia azzurra è il sogno di tutti, quindi anche il mio. Che numero hai? Quest'anno ho cambiato numero, il 5. Hai il 5? Avevo il 9, ma ho deciso di cambiare visto i miei infortuni. Ho detto magari cambiando porta un po' meno iella. Marco, il progetto è un progetto, ricordiamo, molto importante, anche perché di centri federali, andando a parlare anche di altre discipline affiliate al CONI, non ce ne sono tantissime. E poi, questo l'ho sempre detto anche in merito alla pallavolo, visto che sono un po' di anni che la seguo, la guardo, la commento, è un progetto, quello del Club Italia, che ha sempre portato grandi giocatrici. Sì. È un progetto che non è esaustivo di tutta la richiesta formativa della pallavolo femminile italiana, nel senso ci sono anche dei settori giovanili che portano delle giocatrici di un certo livello nei contesti, diciamo, di massima qualificazione. I grossi valori del Club Italia sono riferiti a certe tipologie di giocatore, sicuramente, dove il percorso ha la necessità di essere sviluppato sotto due punti di vista: uno, quello fisico, e quindi la strutturazione fisica diventa un elemento fondamentale. Anche perché tu te le ritrovi nel momento della crescita. Me le ritrovo nel momento in cui c'è proprio lo sconvolgimento legato alla crescita antropometrica. Inoltre, in certi ruoli, chiaramente il cercarle anche con il centimetro è quasi un'esigenza ormai sul livello internazionale. Chiaramente le due cose insieme richiedono un lavoro fisico particolare. Poi c'è la tutela, diciamo, sanitaria, che ovviamente sono strutture molto deboli per motivi di età, per motivi anagrafici, di conseguenza dobbiamo intervenire con delle strategie estremamente prudenti ma nel contempo efficaci, quindi queste due cose insieme incidono sull'allenabilità e sulla possibilità di fare dei volumi di allenamento che sono nettamente al di sopra dello standard nazionale. Il fatto che giochi, la tua squadra, la vostra squadra giochi in A2 è un test importante per voi, o forse sarebbe stato meglio una B1? No, è un test importante programmato, perché dietro questa scelta qui ci sono alcune considerazioni. Primo, la possibilità di trattenere nel contesto del Club Italia alcune ragazze che, come diceva Ilaria poc'anzi, sono tra virgolette fuori età. Quindi, fuori quota, come nel mondo del calcio. Un po' fuori, diciamo, quota, nel senso che abbiamo trattenuto alcune ragazze juniores che avrebbero dovuto già essere proiettate nel mondo del club. Ilaria, Vittoria sono ragazze, diciamo, fuori dalle categorie giovanili internazionali. Diciamo che queste fasce d'età qui usualmente, quando facevamo la B1, non facevano parte del progetto. Siccome abbiamo questa esigenza di creare i presupposti per una formazione
che vada ad accorciare i tempi di tanto passaggio. Marco, stiamo guardando il centro pavese, sì, che è a Milano, infatti ho visto l'anno scorso, che riducano i tempi di passaggio tra l'attività giovanile e l'attività seniores. Chiaramente con questo progetto si va in questa direzione, si intende andare in questa direzione. Allora, un tuo collega, che ovviamente non nomino, tutelo la privacy, ha detto, chi me l'ha fatto fare allenare le donne? È difficilissimo allenare le donne. Chi te l'ha fatto fare, Marco Mencarelli, allenare le ragazzine? E come allora, ti trovi? Io sono passato alla pallavolo femminile, diciamo, sul finire degli anni 90, perché la mia estrazione, diciamo, vengo dal maschile. Anche tu vieni se da una regione, poi sei a Conetano, se non vado errato. No, io sono umbro di nascita e vivo ad Urbino. Ah, provincia pesarese, dai. Pesarese, già è una regione importante, insomma, sì, per la pallavolo. Sì, molto, infatti è una regione di grande, due regioni di grande cultura pallavolistica e di grande pratica pallavolistica. E niente, il passaggio al femminile è stato un passaggio legato, diciamo, all'opportunità che si è creata, dove peraltro non ho mai modificato sostanzialmente il mio credo pallavolistico, ho aggiustato soltanto qualcosa da un punto di vista metodologico, ma poi tutto questo sconvolgimento non l'ho provato. Il giovanile è stata sempre la mia vocazione, perché vengo dal contesto formativo e quindi chiaramente è stata sempre la cosa che ho saputo fare con più esperienza, quindi con più sicurezza e con più autostima, quindi con maggiore efficacia. Nel mondo degli allenatori è importante anche quello che è l'aggiornamento professionale, anche andare a prendere come esempi, perché bisogna sempre prenderli, anche altri allenatori magari stranieri. Chi è il tuo esempio? Perché io ho parlato con alcuni tuoi colleghi nel mio recentissimo passato legato al mondo del volley e molti parlano di Zé Roberto, per non citare il solito Velasco. Io ho vissuto tutto il periodo in cui ho avuto la fortuna di essere al fianco di Angelo Lorenzetti nella nazionale giovanile di Modena, ricordiamo, maschile. Lavoravamo sotto la direzione tecnica di Giulio Velasco, quindi Velasco, Lorenzetti in quell'ambito. Quindi dici lì anche sono... tu vamos alla fine, no? Dici anche tu vamos alla fine del time out. Beh, no, io sono rimasto, posso aver preso un po' di accento pesarese eventualmente. Perché Frigoni l'ha preso argentino. Sì, io sono stato passato più tempo con Angelo, anche se ho un ottimo rapporto anche con Velasco, che ho la fortuna, l'onore, insomma, di sentirlo ogni tanto. E poi per quanto riguarda il femminile, chiaramente... le persone con cui ho avuto più stretto contatto sono stati Giuseppe Bosetti, Giannetti, Pedullà. Mi fermo un attimo, Giuseppe Bosetti è il papà di Caterina e Chiara. Sì, poi chiaramente Bonitta l'ho conosciuto, che era già passato al femminile e ho avuto la fortuna di essere al suo fianco in tutto il quadriennio, quello dove abbiamo vinto il mondiale, quello che ci ha portato alle Olimpiadi di Atene, e in questa esperienza... chiaramente è un'esperienza che mi ha dato la convinzione che questo potesse essere il mio futuro in tutto e per tutto, insomma. Ma un curriculum molto importante, poi hai citato anche Pedullà, Luciano Pedullà, che è mio concittadino, ricordiamo, allenatore della Igor Novara, una delle squadre favorite per lo scudetto. Voi avete iniziato la stagione questo weekend a Bolzano, non benissimo. Con Bolzano a Con Milano. Bolzano, non benissimo, Ilaria. Non benissimo dal punto di vista del risultato, perché è stato... netto 3-0, però non mi è affatto dispiaciuta la partita. Abbiamo peccato parecchio per inesperienza, secondo me, perché gli errori sono stati tanti, però abbiamo visto che comunque con un buon entusiasmo possiamo competere con tutti. Bisogna sempre cercare di non mollare mai, e andando avanti sbaglieremo meno e regaleremo meno palloni all'avversario, quindi le partite diventeranno più lunghe. Ilaria, giusto riguardo alla tua esperienza, quella che stai vivendo adesso al Club Italia, stai vivendo la pallavolo tutti i giorni, perché stiamo guardando anche le immagini con i nostri telespettatori che vivete praticamente insieme, anzi vivete insieme, quindi sei sempre a stretto contatto con le tue compagne. Queste sono le immagini del 2014, abbiamo visto prima quello dello scorso anno e adesso nel 2014. Vivete insieme, quindi vivi la pallavolo giorno e notte. È utile il fatto di essere sempre a contatto con le tue compagne, quindi cambiarsi sempre, che ne so, opinioni, anche
se non si parlerà sempre di pallavolo, immagino. Io faccio il paragone con l'anno scorso, che ero in una Serie A1, in cui ovviamente ognuno viveva per... Con chi vivevi a Busto? Per cui... Da sola. Da sola, sì, eri privilegiata. Ogni giocatrice viveva da sola e quindi non avevi questo H24 di contatto con le tue compagne. Questo devo dire che secondo me è molto utile perché unisce il gruppo. No, ovviamente non si parla sempre di pallavolo, soprattutto dopo gli allenamenti un po' si stacca, però credo che confrontarsi con le compagne sia molto importante. Con chi hai legato lo scorso anno a Busto? Ma ho legato con due straniere, le due olandesi che erano a Busto, e poi vabbè Marcon, che era 4 anni che era anche lì. La capitana, ricordiamo. Esatto. E sì, ma più o meno con tutte, eravamo un gruppo abbastanza unito anche l'anno scorso, poi comunque siamo arrivati in finale scudetto e quindi eravamo abbastanza... La tifoseria di Busto è anche una tifoseria molto calorosa, molto accogliente, vuole bene alle giocatrici, sì, prima sì. Di incitarle vuole proprio bene alle ragazze? Sì, sì, loro sono... È una cosa particolare. Sono onnipresenti, sono dappertutto, vengono sempre a qualunque tipo di evento, che sia partita, che sia... E ce ne sono anche tanti, Enzo Barbaro sì, ne organizza tanti. Enzo Barbaro ne organizza parecchi, però sono molto affettuosi e hai detto bene tu, vogliono prima bene alle giocatrici, rispetto poi a quello che è il risultato. L'anno scorso abbiamo iniziato in maniera piuttosto difficile e loro sono sempre stati al nostro fianco, quindi un plauso a loro perché sono veramente incredibili. Tra l'altro quest'anno a Busto gioca Valentina Diouf, che è stata protagonista del mondiale che abbiamo visto in Italia con la maglia azzurra. Non è proprio il tuo ruolo perché lei gioca come schiacciatrice, ma pensi che possa essere lei uno degli esempi per il futuro della pallavolo, perché si è fatta ben volere proprio dal pubblico italiano, tutti sono legati a lei e si è imposta in questa frangente? Sì, io credo che si sia tolta tantissime soddisfazioni e la maggior parte soprattutto in questo mondiale, dove ha trovato spazio e ha fatto vedere che comunque, nonostante la giovane età, riesce a tenere testa, palcoscenici che sono veramente importanti, come potrebbe essere, come può essere la semifinale di un mondiale. E sono contenta che sia nata a Busto perché io ho Busto nel cuore, quindi sono contenta che sia lì e credo che con Carlo e con tutte le sue compagne possa possa crescere ulteriormente e diventare veramente un punto fondamentale della nazionale italiana. Marco, fra 20 mesi ci sono le Olimpiadi, Rio de Janeiro 2016, giochi olimpici, è una domanda abbastanza di default che faccio in quelle che sono le discipline che diventeranno protagoniste appunto nella rassegna 5 cerchi. Come funziona la pianificazione, come state lavorando per questo evento, visto che alcune, penso, delle giocatrici che prenderanno parte a quelle Olimpiadi sono tue ragazze, diciamo così? Beh, adesso credo che Marco abbia iniziato la programmazione già adesso in funzione delle Olimpiadi, e credo perché già l'estate prossima, nel 2015, le manifestazioni in programma sono già qualificanti e ce n'è due in particolare che sono di grande importanza per questa qualificazione, sono la World Cup, che sarà non più nel periodo di novembre come era usuale in Giappone, precedentemente, sì, sarà in Giappone, ma sarà nel periodo, credo, a luglio. Di conseguenza assegnerà già dei posti in quell'occasione lì. E poi il campionato europeo per la prima volta qualifica la vincente direttamente per la manifestazione olimpica. Quindi già il 2015 sarà all'insegna della programmazione in funzione olimpica. Quindi credo che ci sarà questo aspetto al centro delle attenzioni di Marco e ci sarà anche l'idea di ulteriori inserimenti in squadra di giocatrici che provengono, diciamo, dalle attività giovanili. L'abbiamo visto anche nel corso di questa lunga estate, io lo dico sempre, è stata un'estate lunghissima per le nazionali, certo. Sia al maschile che al femminile. Beh, al maschile è finita qualche settimana prima, 3 settimane prima per motivi temporali, appunto per il mondiale. Un'estate che, secondo me, almeno dal mio punto di vista, ha logorato i maschi e ha dato più forza alle ragazze, però sentendo anche alcune ragazze è stata veramente una lunga, lunga estate. Forse hanno dimostrato di avere più carattere. Ma, e la cosa non mi stupisce ogni tanto che le ragazze sono, abbiano più sono carattere. Sono dettagli che dall'esterno sono difficili da cogliere anche per noi, diciamo, più interni, più addetti ai lavori, nel senso che
Sicuramente l'estate lunga e l'attività così protratta, che comunque sia è abbastanza usuale nelle squadre nazionali di pallavolo, anche le giovanili fanno dei periodi abbastanza lunghi di preparazione, credo che sia un po' così un'arma a doppio taglio. Da un lato c'è la possibilità di costruire degli standard di prestazione elevatissimi, però è anche vero che dall'altro, se c'è qualche ruggine interna, qualche situazione che poco congeniale, si può amplificare fino a portare a una situazione un po' pesante, ecco. Quindi poi con l'avanzamento, diciamo, della stagione diventa sempre più difficile per l'allenatore prendere provvedimenti, portare dei cambiamenti sostanziali, per cui non so io che cosa può essere successo in positivo con la femminile, in meno positivo, forse negativo con la maschile, però sicuramente è un qualcosa che è nato nel corso della stagione, insomma. Bene, allora abbiamo fatto il quadro. Io sono sempre della mia idea che a Cavalese ad agosto sia successo qualcosa all'interno del maschile. Ovviamente tu non sei tenuto a saperlo e non sei tenuto a rispondere, perché no. Ovviamente fai parte della federazione che adesso sta cercando di capire, insomma, se ci sarà una continuità per Mauro Berruto o se ci sarà un avvicendamento a livello di head coach della nazionale. Il tempo a nostra disposizione si è esaurito. La vostra prossima partita, Ilaria? Domenica a Rovigo. Domenica contro la Bang Rovigo, sì. Perfetto, quindi per chi è nella zona del Polese, nella zona di Rovigo, volete dare un'occhiata, andate. C'è anche una tua ex giocatrice, l'Azzardo, se non vado errato. L'Azzardo, che era il libero del titolo mondiale juniores del 2011, ma ci sono anche qualcun altro. Anche la Lotti, mi sembra. La Lotti? Sì. Sto andando così a memoria. Parlo a Manfredini, che ha fatto sia il Club Italia che le nazionali giovanili, la Brusegana che ha fatto entrare. Marco, parlo 3 ore e mezza al giorno, ogni tanto mi dimentico le cose. No, ma per dirti che ce n'è parecchie sparse per l'Italia. Grazie Marco Vencarelli e Ilaria Spirito. Grazie a voi.